Lo spettacolo è magia. Magia di uno spettacolo. Io posso a comando sparire, apparire, trovarmi sull'alto di una scala, far sorgere davanti ai vostri occhi una sedia, una sfinge egiziana, far sparire il pianoforte. Ma è questa la magia dello spettacolo? Io non credo. Ma in che cosa consiste allora questa magia? Nella voce di un attore, di una cantante, nella forza della sua interpretazione? In queste e in tante altre cose, ma soprattutto nel saper rendere credibile una finzione. Ecco la magia. Guardate questo immenso studio in totale. Tecnici, attori, operai, il regista e i suoi aiuti, in mezzo a una giungla di proiettori, macchine, gru, mezzi tecnici, tutto quello che serve per costruire intorno a me, tecnicamente, lo spettacolo. Ma escludiamo tutto questo d'un colpo e ancora una volta comincia lo spettacolo. Comincia la magia. Una sorgente di canzoni meravigliose, ineguagliate. Chi scriverà mai più canzoni come Fumo negli occhi? Di solito l'ospite d'onore è uno solo, ma non è detto che non possano essere anche 2, 4, 10, 50, 100. Questa sera Aida la schiava ama con forza selvaggia, dimenticando tutto, tutto annullando la verità suprema di questo amore. Alterna scatti di belva ferita ad abbandoni e debolezze di bimba indifesa,
e nel suo cuore si svolge una lotta incessante fra sentimenti opposti e inconciliabili. L'amore per la patria lontana e l'amore impossibile per l'uomo che questa patria ha vinto e distrutto.